Buonasera e benvenuti alla 135esima asta della Casa d'Asta Sant'Agostino di Torino. Questa sera esiteremo 32 gioielli dell'automobilismo italiano e internazionale. Sono contenta di avervi così numerosi in sala. Vi ricordo che comunque è possibile seguire la nostra diretta televisiva su Motori TV, canale 89 in Piemonte, Digitale Terrestre, ancora canale 168 per la diretta nazionale Digitale Terrestre e ancora 907 di Sky, sempre diretta nazionale. Vi ricordo che in caso di aggiudicazioni, le aggiudicazioni saranno maggiorate del 10% di diritti d'asta. Ora passiamo al lotto numero 1. Ovviamente le macchine sono tutte esposte in sala e qualcos'altro invece è fuori. Il lotto numero 1, una Porsche 914 2.0 Karmann del 1972, è una macchina che non è mai stata capita. È una vera Porsche ed rappresenta un momento topico dell'automobilismo perché c'è stata l'unione tra la Volkswagen e la Porsche. Una macchina che deve essere ancora capita. Noi partiamo con una base d'asta di 20.000 euro da offrire al banco. Aspetto 20.000 dalla sala, dai telefoni o dalla televisione. 20.000. Chi offre 20.000? Aspetto 20.000. 20.000. Immagino che tutte queste persone in sala, adesso ci si scatenerà la gara. 20.000, aspetto 20.000. Lotto numero 2. Il lotto numero 2 invece è una Maserati Merak 3.0 Giugiaro del 1974. È stata prodotta soltanto in 700 esemplari e rappresenta la macchina, la Maserati degli anni 70 per eccellenza. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 50.000 euro da confermare al banco. La vettura qui proposta è mantenuta in ottima forma meccanica con una percorrenza a tachimetro di soli 37.000 km. È grigia, metallizzata e si accosta perfettamente agli interni in stoffa blu. 50.000 euro la base d'asta che deve essere ancora confermata. Aspetto 50 al banco. Lei alza la mano, sta facendo delle riprese. Ha tirato giù la macchina. Ok. Se fate così, per me è offerta. Allora, il lotto numero 3 è una Lancia Delta HF integrale del 1992, è stata molto amata dai giovani, della mia età, quando eravamo giovani. Uniproprietario, non è mai stata riverniciata, è il prezzo più basso d'Europa. Prezzo di base d'asta 28.000 euro da offrire al banco, aspetto 28.000. Aspetto 28 dalla sala. Chi offre 28? 28 offerti, 28 in sala. 28, 28 in sala. 28.000 per la prima, 28.000 per la seconda. Se non vedo altre offerte, aggiudico a 28.000. 28.000 per la prima, 28 per la seconda. 28, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, sua, posso vedere, scusi, 265. Lotto numero 4 è una Ferrari Dino 208 GT Bertone 1989, uniproprietario, colore originale. Non soltanto originale colore, ma proprio originale la verniciatura, e una Ferrari che ancora ha poco. È stata fatta a seguito della morte del figlio e in sua memoria. Enzo Ferrari propose questa Ferrari Dino, tra le altre, e il motore fu progettato dal figlio. 45.000 la base d'asta che deve essere ancora confermata. Aspetto 45. 45. Aspetto 45. Aspetto 45, 45 confermati, 46 per il banco, 47 mi offri, 48 per il banco, 48 per il banco, aspetto 49 dai telefoni e dalla sala, chi offre 49? Aspetto 49, altrimenti 49 confermati al telefono, 49 per il telefono, aspetto 50 dalla sala,
Aspetto 5 ANTA dalla sala, altrimenti aggiudico al telefono a 49. Aspetto 50. Chi offre 50? 49. 49. Per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 5. Il lotto numero 5 è una Ferrari 612 scaglietti, cambio manuale, progettata da Pininfarina. Il progetto è di Pininfarina, è del 2006. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 160.000 euro da offrire al banco. Aspetto 160. Aspetto 160 dalla sala. 160. Mi confermi 160? 160. 160 confermati. 160. La sala offre 165? Aspetto 165 dalla sala, altrimenti aggiudico al telefono a 160. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Telefono. Il lotto numero 6 è una Ferrari Testarossa Pininfarina del 1989. Ha soltanto 33.000 km, ha la vernice ancora originale e viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 110.000 euro. 110.000 euro. 110.000 euro. 110. 110. Lotto numero 7. È una Ferrari 430 Scuderia F430 del 2008. È stata progettata da Schumacher ed è una Ferrari, diciamo, da corsa. Ha molte parti in carbonio, la potete vedere lì. Viene messa in gara a 210.000 euro da offrire al banco. Aspetto 210. Aspetto 210. 210. 210. Allora, adesso invece passiamo al lotto numero 8, che è il top lot dell'asta. È la Lancia Stratos HF Gruppo 4 di Bertone. È la prima volta che una Lancia Stratos Gruppo 4 è stata messa in asta, la prima volta. Ha vinto tutto, voi sicuramente siete appassionati, quindi sapete benissimo che ha vinto tutto come macchina da rally, è il top lot. Vi ripeto, è la prima volta che una Lancia Stratos Gruppo 4 viene messa in asta. Ha un prezzo di base d'asta di 430.000 euro. 430. Ci sono offerte dal web? Per ora no, della gente sul web. No. 430, aspetto 430. 430 confermati al telefono? 430. 430 per il telefono, aspetto 435 dalla sala. 4.30 al telefono, aspetto 4.35. Aspetto 4.35, altrimenti aggiudico al telefono. 430 per la prima, se non vedo altre offerte aggiudico al telefono. 4.30 per la prima, per la seconda. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Telefono. Lotto numero 9. Il lotto numero 9 è una Porsche 1972, una Porsche 911 2.4S, è una delle prime 911, un'evoluzione della 911 del 1968. A questo prezzo, a queste condizioni di integrità della vettura, ha un prezzo molto conveniente. Ha certificati della Porsche e a questo prezzo, a queste condizioni, è introvabile. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 150.000 euro. 150.000 euro.
Il colore è anche molto simpatico. 150.000 euro da offrire al banco. Aspetto 150.000. Mi confermi 150? 150, complimenti. 150. Devo dire che poi le persone si fanno sempre chiamare al telefono per comprare. Sempre così. È una delle regole dell'asta, dopo una certa cifra, telefono. 150. 150. 150 al telefono. 155 sala, 155 per la sala. Per la sala 155. Aspetto 160 da lei, altrimenti aggiudico in sala 155. Se non vedo altre offerte, mi conferma 160? 155, 155 per la prima, ci pensi bene, 155 per la seconda, 155, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, suo, 155. Avrei necessità di vedere il, grazie, 395. Il lotto numero 10, invece una Porsche 911 2.4 e targa del 1972, è restaurata pari al nuovo e rarissima al prezzo più basso d'Europa. Ha il certificato Porsche, come potete vedere dal catalogo, ha il certificato Porsche, degli incredibili interni blu. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 100.000 euro da confermare al banco. 100.000, aspetto 100.000. Aspetto 100.000, 100.000, aspetto 100.000. Lotto numero 11, il lotto numero 11 invece è una Porsche 911 2.7 Carrera Targa del 1974. Pari al nuovo, anche in questo caso abbiamo i certificati Porsche e totalmente restaurata in condizioni da concorso. E in questo caso appunto ha il certificato di originalità rilasciato da Porsche Italia ed è caratterizzata dalla completa e assoluta originalità. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 160.000 euro da confermare al banco. 160 da mi confermi 160 confermati al banco, aspetto 165 dalla sala. Aspetto 165. 160 confermati al banco, aspetto 165 dalla sala. 165, 165. Aspetto 160, 160 Doriana al telefono, aspetto 165. 165, 165 in sala, aspetto 170. Doriana, mi confermi 170? 170 confermati. 170. 170, 170 per la prima, 170 per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico a 170 al telefono, 170, 170, il web non parla? Il web per ora spaventato. 170 per la prima, l'altra volta, 170 per la prima, 170 per la seconda, 170, guardo anch'io il web, 170, 175 è arrivato dal web, meno male. 175 web. 175 per il web. Web 175, aspetto 180. Altrimenti aggiudico il web. 180? 180 per la prima. 180 per la seconda. Ricordo alle persone che fanno le offerte, perché voi forse non siete, non venite di farle subito sul web, perché c'è un leggero scostamento. 180 per la prima. 180 per la seconda, 180 per la prima, 180 per la seconda, 180, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, giudicato. Lotto numero 12, è una Porsche 900 Turbo Cabriolet del 1977, è una delle prime Porsche Turbo. In questo caso però nasce bianca ed è stata colorata di questo simpatico colore violetto. È il prezzo più basso d'Europa. Gli interni potete vedere che sono sempre di questo color vinaccia, questo color bordeaux, e si accostano benissimo con il colore della carrozzeria.
prezzo di base d'asta 115.000 euro. 115, aspetto 115 dalla sala, dal telefono, questa non era una telefonata, o dal web, aspetto 115, chilometri a tachimetro 62.000, sono stati prodotti 445 esemplari, aspetto 115, chi offre 115? 115, lotto numero 13. Il lotto numero 13 è una Porsche 911 3.2 targa del 1986, chilometri a tachimetro 74.000, ha la vernice originale. Addirittura all'interno è stato trovato il sacchettino che veniva dato dalla Porsche, i guanti che venivano dati dalla Porsche per mettere a posto la parte meccanica, quindi è completamente integra, vernice originale, interni originali, integra. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 55.000 euro. 55. Aspetto 55. Aspetto 55. Beh, immaginavo tutta questa gente in sala e immaginavo grandi offerte. Sono stupita. Lotto numero 14, 1995, Porsche 911, 964 Giubileo. È stata fatta per i 30 anni della 911, ha solo 33.000 km, è introvabile in queste condizioni, ha i certificati Porsche. Viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 150.000 euro da confermare al banco. Aspetto 155.000 da confermare al banco. 155. 155. Confermati? Confermata, meno male che c'è il telefono. Confermata la base d'asta di 150.000 euro. 150.000 euro. 150.000 euro. Forse a questo punto interverrà, speriamo, il web. 150.000 euro per la prima. 150.000 euro per la seconda. Se non vedo altre offerte, aggiudico a 150.000 euro per la prima. 150.000 euro per la seconda. 150 per la prima, arriva 155 web, banco, 155 per il banco, banco 155, 150, 160 confermati al telefono, 160 per il telefono, telefono 160, 160 per la prima, 160 per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico a 160 al telefono, 160 per la prima, 160 per la 165 arrivati sul web, 165 web, 165 per la prima, 170, 170 per la prima, 170 per la seconda, se non interviene la sala il web aggiudico a 170, 170 per la prima, 170 per la seconda, 170 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, aggiudico, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 170, telefono. Lotto numero 15 è una Porsche 993 Carrera Cabriolet del 1994, grazie tanto non mi sa, è una delle ultime raffreddate ad aria e di un collezionista di Torino che ha portato anche l'Isotta Fraschini. Prezzo di base d'asta 60.000 euro da confermare al banco. Aspetto 60.000 euro da confermare al banco. La vettura è perfetta come nuova e pronta per essere guidata e apprezzata. Quando facciamo le aste normali ci sono 10 telefoniste, adesso solo tu? Vabbè, capito. Ok. Abitualmente siete in 10 al telefono, adesso tu. Dimmi quando sei collegata, per favore. Allora, chilometri a tachimetro 58.000, esemplari prodotti 7.730, viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta
di 60.000 euro, di cui aspetto la conferma, o in sala confermati 60.000 euro. 60.000 euro confermati, banco 60, per il banco, cioè scusate, per il telefono. Telefono 60. La sala? 60 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2. Il lotto numero... Che numero siamo? 16. Il lotto numero 16. Possiamo anche scorrere qui, ti spiace? No. Il lotto numero 16, no. Non lo vedo. Il lotto numero 16 non lo vedo io. Ok. Il lotto numero 16 è una Porsche 1995-993-4S, cilindrata 3006, esemplari prodotti 4000, è sempre raffreddata ad aria, ha quattro ruote motrici, la versione sport, non è mai stata riverniciata. Mai stata riverniciata, è perfettamente conservata e mantenuta in eccellenti condizioni meccaniche e di carrozzeria. Viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 70.000 euro da confermare. Aspetto 70.000 euro. Aspetto 70. Aspetto 70 dalla sala, non abbiamo telefonate in questo caso, o dal web. 70. Aspetto 70. 70. Lotto numero 17. Il lotto numero 17 è una Porsche 993 Turbo del 1995. È stata una delle ultime turbo raffreddate ad aria. Al kit, come potete vedere, dei bocchettoni laterali, si chiamava kit S, ed è a tutti gli optional originali. Viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 140.000 euro. 140.000 euro da confermare al banco. Aspetto 140. 140. Lotto numero 18. E la Porsche 964 Turbo 3.6 del 1993 è la massima espressione della Porsche Turbo, unico proprietario, vernice e interni originali e il prezzo più basso d'Europa in queste condizioni. Viene messo in gara ad un prezzo di base d'asta di 220.000 euro da confermare al banco. Aspetto 220. Aspetto 220. 220. Aspetto 220. Il lotto numero 19, invece, è una Porsche 964 RS America del 1993. America perché aveva il peso ridotto, costruita per gli Stati Uniti, di 20 kg e anche una produzione più ridotta. Sono stati fatti infatti 313 esemplari. È unica questa Porsche America 964, è l'unica in vendita in Europa. Viene messa in gara ad un prezzo di 140.000 euro. Ancora da confermare al banco. 140.000 euro da confermare al banco. Aspetto 140.000. 140.000 da confermare al banco. 140. Lotto numero 20. Ah, questa è proprio una Porsche ad un prezzo di base d'asta molto con 23.000 euro. È la prima raffreddata ad acqua, un ottimo investimento, perché veramente 23.000 euro è un prezzo per una Porsche irrisorio. Full optional, 23.000 euro la base d'asta, unico proprietario di Torino. 23.000 euro. 23.000 euro, si stai qui così almeno ti vedo. 23.000 euro.
23.000 euro il prezzo della base d'asta, ancora da confermare al banco. Ciao. 23. Il lotto numero 21 è una Lancia Artena Torpedo quarta serie del 1942. Questa macchina era la macchina di rappresentanza del governo italiano durante la Seconda Guerra Mondiale, anche un po' prima. Questa macchina nasce berlina, ma viene tagliata per diventare torpedo. Quindi nacque berlina e morì torpedo. Il prezzo di base d'asta è di 70.000 euro da confermare al banco. 70.000 euro da confermare al banco. Aspetto 70. 70.000 euro. La vettura fu acquistata dal Museo della Polizia di Stato e riportata all'originario splendore attraverso un lungo restauro. È perfettamente funzionante ed è all'ingresso. Immagino che voi l'abbiate vista all'ingresso. 70.000 euro la base d'asta da confermare al banco. 70. Lotto numero 22 è la Lancia Belna convertibile del 1935. Fu prodotta in Francia proprio perché c'era il protezionismo per venderla. In questo caso questa autovettura, proprio lei, arriva da un collezionista olandese. È un pezzo rarissimo e ha il prezzo più basso d'Europa. Il prezzo di base d'asta è di 43.000 euro da confermare al banco. Mi confermi 43, 44 per il banco. Banco 44. Per il banco 44. 44 per il banco. 45. 46 per il banco. Banco 46. 46 banco. Aspetto 47. 47. 48 banco. Per il banco 48. 48 per il banco. 48 banco, per il banco 48, 50 per il banco, banco 50, aspetto 52, altrimenti aggiudico il banco a 50, 52, 54 banco, per il banco 54, 54 per il banco, aspetto 56 dal telefono, 56, 58 banco, per il banco 58, 58 banco, 62 per il banco, banco 62, volevo far risparmiare, non ci sono riuscita, 62, 66 banco, banco 66, 66 per il banco, mi hanno lasciato un'offerta, 66 banco, 70 banco, banco 70, per il banco 70, accetto 72, 70 banco, mi dispiace ma noi dobbiamo tutelare chi ci lascia le offerte, 70 per il banco, almeno che non voglia intervenire la sala, altrimenti aggiudico al banco a 70, 70, 1, 2, 1, 2, 1, 2, banco. Il lotto numero 23, il lotto numero 23 è quella stupenda, meravigliosa, magnifica, eccezionale, Isotta Fraschini tipo 8 del 1923, che vedete laggiù in fondo, che di fatto rappresenta l'eccellenza italiana a livello automobilistico. Nulla da togliere alle Ferrari, ma Isotta Fraschini è proprio l'eccellenza massima. È unica torpedo dell'Isotta Fraschini in vendita in Europa. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 260.000 euro offerti al banco. Per il banco 260. Banco 260. Per il banco 260. Aspetto dalle sala 265, altrimenti aggiudico a 260. 260 per la prima. 260 per la seconda. 260, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Complimenti. Complimenti. Veramente complimenti. Lotto numero, noi abbiamo questo collezionista che è un appassionato ed è un uomo
di grande gusto, di grande classe, quindi veramente complimenti. Il lotto numero 24 è quella bellissima Fiat 500 Jolly Ghia verde, che era in esposizione qui, è stata molto ammirata ed apprezzata nel 1959 e è stata anche utilizzata per la presentazione della nuova 500. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 45, 46, 47, 48, 49 e 50.000 euro per varie offerte ricevute al banco. Il banco offre 50.000, può intervenire la sala. 50, aspetto 52 dalla sala. Aspetto 52 dalla sala, altrimenti aggiudico a 50 al banco. 50 per la prima, 50 per la seconda. Se non vedo altre offerte, aggiudico a 50 per la prima. Per la seconda questa macchina vale molto di più. Molto di più. Ed è proprio l'automobile di Torino per eccellenza. 50.000 euro. Se non vedo altre offerte in sala, aggiudico a 50. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Banco. Chi ha lasciato le offerte al banco sta facendo dei grandi affaroni. Lotto numero 25, Aston Martin DB7 Lancalum del 2001, cilindrata 5.935, potenza 422 cavalli, esemplari prodotti 7.000, chilometri a tachimetro 57.000. La vettura è totalmente originale, con una percorrenza di soli 57.000 km. È spettacolare l'accostamento dei colori grigio perla dell'esterno con la carrozzeria, della carrozzeria e la pelle rossa degli interni. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 37.000 euro da confermare al banco. 37 da confermare al banco. Aspetto 37, 37 38 per me. 38 per me, banco 38, 38 per me, 39 per te, 39, vediamo, mi devo ricordare le offerte, 39, 39, aggiudico a 39 per la prima, per la seconda, 39, se la sala non alza le palette, 39, 1, 2, 1, 2, 3, tuo. Invece il lotto numero 26 è una BMW Z1 del 1990, chilometri a tachimetro 47.000, esemplari prodotti 8.967 in questo colore. Aveva una parte, questa qui è un'auto che io ricordo bene quando uscì, quando ero giovane, perché scendono gli sportelli, era super ammirata e super guardata ai miei tempi. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 31.000 euro, 31.000 euro offerti al 31 banco, per il banco 31, aspetto 32, aspetto 32 dalla sala, 31.000 banco, aspetto 32 dalla sala, aspetto 32 dalla sala o dal telefono ovviamente. 32, 33 per il banco, banco 33, aspetto 34, 34, 34 al telefono, aspetto 35 perché il banco si ferma, 34 al telefono, aspetto 35 dalla sala, aspetto 35 dalla sala, altrimenti aggiudico al telefono a 34, aspetto 35, 34, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tuo. Allora, il numero 27 è la Lancia Delta HF del 1994, è la prima versione delle quattro ruote motrici, venne presentata nel 1986, questa qui è del 1994, ha soltanto 58.000 km e si presenta in condizioni eccellenti. È stato conservato tutto in condizioni originali. E anche gli interni sono in condizioni pari al nuovo. Viene messa in gara questa Lancia Delta HF a 71.000 euro di base d'asta. 71.
aspetto 71. 71 la base d'asta, 71. Aspetto 71. 71. Aspetto 71. Lotto numero 28. Lotto numero 28 è la Jaguar MK2 3.8 del 1964. Chilometri a tachimetro 48.000. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 27.000 euro da confermare al banco. La vettura ha subito un restauro di altissimo livello e possiamo definirla in condizioni da concorso di eleganza. La carrozzeria è nera e gli interni sono di pelle marrone e un gioiellino. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 27.000 euro per questa vettura da concorso. 27.000 euro da confermare al banco. 27. Aspetto 27. 27. Il lotto numero 29 è questa bellissima Jaguar rossa XK120 del 1954 OTS. È la vettura di serie più veloce dell'epoca, la vettura di serie proprio era velocissima. Viene messa in gara, in questo caso le miglia a tachimetro sono 1300, viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 95.000 euro. La vettura è stata completamente restaurata, è luccicante, spriccicante, guardate che meraviglia, ce l'abbiamo qui sotto. Si presenta in condizioni da concorso con una percorrenza, come vi ho detto, soltanto di 1300 miglia. È presente la targa Oro Asi che ne attesta la completa originalità. 95.000 euro il prezzo di base d'asta da confermare. 95.000 euro da confermare. 95. Aspetto 95. 95. Il lotto numero 30 è una Jaguar 140 FHC Overdrive del 1956 con miglia a tachimetro 42.000 euro. Vi sento rumoreggiare, quindi evidentemente ho sbagliato qualcosa. 42.000 miglia. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 80.000 euro. 80. 80.000 euro. 80. Aspetto 80.000. 80. Aspetto 80.000 euro. 80. Questa vettura è stata prodotta nel tardo 50, venne introdotta nel tardo 54 e in questo caso invece questo è del 56, viene messo in gara ad un prezzo di base d'asta di 80.000 euro da confermare al banco. 80. 80.000 euro. Lotto numero 31 invece è una Bizzarrini ricarrozzata del 1964, chilometri a tachimetro soltanto 100, esemplari prodotti una perché è stata ricarrozzata Bizzarrini. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 240.000 euro da confermare al banco. 240.000 euro, 240. 240 da confermare al banco. 240. Aspetto 240.000. 240.000 da confermare al banco. Il lotto numero 32 invece è una Jaguar E Type 2 più 2. È una macchina stupenda. La macchina di Diabolik è un po' rappresentato nel nostro immaginario. Si presenta in buono stato di conservazione, gli interni e la carrozzeria si presentano originali ed è bellissimo l'accostamento tra il grigio scuro della carrozzeria e questi interni rossi, sgargianti.
È una macchina stupenda che viene messa in gara. In questo caso le miglia a tachimetro sono 46.000, sono stati prodotti 72.000 esemplari. Viene messa in gara ad un prezzo di base d'asta di 55.000 euro. 55.000 euro da confermare al banco. Aspetto la sala. 55.000 euro. 55. Bene, io vi ringrazio per essere intervenuti alla nostra asta.